Tutti benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di lenti a contatto colorate. Ho già fatto altri video su questo tema qui nel mio canale e oggi vi parlo di lenti a contatto colorate che mi sono state inviate da un brand che si chiama Miss Lens. Mi hanno inviato 5 paia di lenti a contatto colorate. Guardate quanto sono carine le confezioni. E insieme a queste confezioni mi sono arrivati anche parecchi portalenti che io trovo comodissimi, davvero comodi, perché poi li utilizzo a volte anche per le lenti che io utilizzo quotidianamente, quelle ovviamente non colorate. Ho chiesto di inviarmi lenti graduate perché io sono molto miope, quindi danno anche questa possibilità di scegliere lenti graduate e i prezzi sono davvero molto interessanti. Vi faccio vedere brevemente il sito di questo negozio di lenti a contatto e vi do una buona notizia. La notizia buona è che grazie a uno sconto che io vi posso offrire potete avere le lenti che preferite con il 20%. Il codice sarà NOTE20. In questo momento io ho un leggero ombretto sugli occhi, non ho messo il mascara perché andrò ad indossare le lenti che ho scelto e quindi volutamente non ho messo il mascara per evitare poi magari che toccandomi gli occhi inizi a colare il nero sulla faccia creando un disastro. Faccio una brevissima premessa sulle lenti a contatto. Allora, queste lenti a contatto hanno un anno di durata, per quanto riguarda la scadenza danno un anno, però a mio avviso un anno se non vengono aperte, quindi sigillate, perché io non andrei, come faccio anch'io con le lenti trimestrali ad esempio, oltre i 3 mesi. Poi vedete voi, finché le tenete sigillate siete sicuri che non hanno preso aria, che non c'è possibilità magari che si infettino con batteri o qualche agente esterno. Quindi un anno se non le utilizzate, ma ridurrei la durata una volta aperte. Importante, quando poi le andate a rimettere nel contenitore, una volta che le avete applicate, portate per un tot di ore, è importante sciacquarle e conservarle con una soluzione unica che potete trovare un po' ovunque, nelle parafarmacie, in farmacia, a volte anche nei supermercati. Io utilizzo questa presa in farmacia, a volte la prendo dall'ottico dove prendo le lenti, però una soluzione vale un po' l'altra. Importante avere le mani pulite, perfettamente pulite e disinfettate, perché gli occhi sono delicati ed è un attimo magari procurarsi anche una congiuntivite qualora si vadano a toccare gli occhi con le mani non perfettamente pulite, quindi l'igiene è fondamentale. Bene, vado a provare queste lenti Miss Lens. Allora, queste che indosso sono le Mirage Green. Queste sono le Grey, che tuttavia, pur avendo un colore molto diverso dal mio occhio naturale, sembrano più naturali perché la dimensione della lente è molto più simile alla circonferenza della mia pupilla. Le sento anche più confortevoli rispetto alle Mirage Green. Vi faccio vedere adesso le Wildcat Green. Ed ecco qui entrambe le lenti indossate. Direi che queste mi si vedono bene, mi ci trovo abbastanza a mio agio perché si avvicinano al mio colore naturale di occhi. Andiamo a vedere adesso le Mirage Blue, e con queste ho usato un po' di più, si tratta delle Mirage Blue.
infine le ultime, queste sono le Taylor Blue Grey, un grigio verde blu, è un po' difficile da descrivere questo colore di lenti a contatto. E sono carine anche queste, direi, forse insieme alle wildcat verdi, alle green wildcat, sono quelle che preferisco, anche le grigie, però tendono a schiarire un po' troppo forse l'occhio. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video anche oggi, spero che questo mio video sia per voi utile, se avete intenzione di cimentarvi con le lenti a contatto colorate. Ringrazio ancora Miss Lens per avermi inviato queste bellissime lenti colorate, e vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti, ciao!